Ciao, oggi ti do la soluzione al quesito del video precedente, quindi qual era la prima attrazione della Riviera Romagnola che ha mosso il turismo di massa sulla Riviera Romagnola? Ci sarebbe tutta la storia da raccontare dietro e se volete, se avete tempo da perdere, ve la racconto volentieri. La risposta è l'alla. Cos'è l'alla? L'alla era un delfino. Scusa un secondo. Non dimenticare di seguire il canale perché ti racconterò tante altre cose che non conosci della Riviera Romagnola. Andiamo avanti. Siamo alla fine degli anni 50 e i delfini in Adriatico, comunque nella zona della Riviera Romagnola, non erano tanto ben voluti perché i pescatori venivano disturbati dalla presenza dei delfini che mangiavano il pescato appunto dei pescatori. Un giorno però un equipaggio trovò nelle proprie reti un delfino e decise di non ammazzarlo, quindi di portarlo a terra, e fu messo questo delfino in questo canale che segue il lungomare di Cesenatico, si chiama Vena Mazzarini, e decisero di tenerlo vivo e allevarlo, insomma. Gli fu dato il nome di Lalla e piano piano la gente incuriosita veniva a Cesenatico per vedere questo delfino che scorrazzava libero in questa Vena Mazzarini, che saltava, alla quale veniva dato da mangiare. Era un'attrazione nuova, quindi alla gente piaceva questa cosa. Lalla però dopo poco morì perché fu vittima di uno scherzo goliardico tra gli amici di Cervia e Cesenatico, che si litigavano, insomma, questo delfino, e Lalla morì. Però l'amministrazione dell'epoca, visto il successo della presenza di un delfino su questa cittadina della Riviera Romagnola, lo rimpiazzò, quindi si prese un altro delfino che venne chiamato Lalla 2. Lalla 2 era sola e quindi cosa è successo? È successo che fu interpellato uno dei pochissimi delfinari che esistevano nel mondo in quell'epoca, e fu quello di Miami che rispose presente e donò un delfino per fare compagnia all'Alla 2. E questo delfino che arrivò direttamente da Miami si chiamava Palusa. Quindi avevamo sulla Vena Mazzarini Cesenatico due delfini a quel punto, che erano Palusa e l'Alla 2. Questa cosa fece grande rumore, nel senso che fu veramente molto pubblicizzata, e quindi la gente era incuriosita e veniva a Cesenatico per vedere questi delfini. Tant'è che appunto fu nominata per parecchio tempo, per una trentina d'anni, come la città dei delfini. Poi dopo il successo di Cesenatico aprirono delfinari anche nelle altre località della Riviera Romagnola, quindi a Riccione, a Rimini, e dal di lì poi si sviluppò tutta la... Diciamo che è stato l'innesco della Riviera Romagnola come la conosciamo oggi. Ora hai la risposta, hai saputo, ti ho raccontato questa storia, mi sono anche un po' dilungato forse, però ora hai la risposta. Ciao!